Tappa 8, capitolo 8. Baldo il saggio. Il pipistrello allora si rese conto di quanto Tino fosse incuriosito dalla comunità e si mise a raccontare la loro storia. Disse: «Sai, mio caro, non è sempre stato così nella comunità dei pipistrelli. Tanto tempo fa i miei fratelli coabitavano con gli altri volatili, ma la lotta per la supremazia aveva fatto numerose vittime ed era assai arduo affrontare tutti i giorni quelle battaglie. Inoltre, essendo assai diversi, ci evitavano oppure ci denigravano o scacciavano. Dopo vari tentativi falliti di integrazione si decise che vivere in quel modo non aveva senso e si cercarono dei luoghi adatti per sfuggire dallo status quo imperante. Fu così che si trovarono delle grotte e si cambiò radicalmente modo di vivere, di giorno dormire e di notte cacciare. All'inizio fu difficile e molto impegnativo. Molti pipistrelli non riuscirono subito nell'impresa, ma, con il passare del tempo, ci si adattò e ora la comunità solidale è una realtà di cui tutti noi beneficiamo. La nostra qualità della vita è molto alta, anche se a volte non mancano dei contrasti. Per risolverli abbiamo adottato delle strategie di elaborazione consapevole. L'empatia, l'ascolto e la condivisione pacifica sono le chiavi per affrontare positivamente ogni conflitto. Siamo una comunità equa e giusta. La libertà è direttamente proporzionale all'onestà e al senso di fratellanza e giustizia che ci unisce. Non più occhio per occhio o dente per dente, come nella società del caos primordiale, ma una conciliazione mediata dai rispettivi punti di vista, sentimenti e bisogni. Mi ricordo di tanto tempo fa, quando da giovane, sai, noi pipistrelli siamo molto longevi, entrai per la prima volta in questa grotta. Ne fui subito molto attratto. Non c'erano antagonismi con altri individui, proprio non c'erano. Un profondo silenzio governava il passare dei giorni. Mi adattai, anzi ci adattammo progressivamente con un piccolo gruppo alla nuova condizione, anche se contro la nostra antica natura. All'alba si rientrava nella grotta dopo esserci rifocillati. Di notte ci sono veramente molti insetti che svolazzano, soprattutto quando c'è la luna piena. Poi l'abbondanza è ovunque e per tutti. Da allora la colonia si è notevolmente ingrandita e ognuno dei fratelli fa ciò che ama nel rispetto dei bisogni altrui. In sostanza ci siamo imposti una sola regola, ovvero fai al tuo fratello quello che vorresti fosse fatto a te e tutto va per il meglio. Molti uccelli della società caos ci detestano, non comprendono e ci giudicano perché inconsapevoli. Vivono nell'ignoranza e nella sofferenza, lo sappiamo. Infatti ci teniamo a debita distanza e non condividiamo nulla, o quasi nulla con loro, salvo qualche rara eccezione. Ma abbiamo trovato un equilibrio e questo è un fatto di grande importanza per la nostra specie. Abbiamo finalmente realizzato il cosiddetto paradiso in terra e, naturalmente, in cielo e in grotta. Celestino fu molto impressionato dal racconto del saggio pipistrello. Vivere nel rispetto reciproco e non in continua lotta e antagonismo territoriale tra fratelli. Questa era anche la sua idea, e il vederla realizzata gli infondeva grande speranza. Pensò che forse una soluzione si poteva trovare. Sempre esiste una risposta perfetta per ogni situazione. L'intelligenza innata ci viene in aiuto sotto forma di intuizione. E così accadde. Gli venne infatti un'idea.